Perché mi fai muro, caporale? Tra meno di un minuto l'orizzonte sarà completamente coperto da una massa abnorme di macchine assassine. Si vede che non sei il tipo a cui piace sentirsi speciale e importante, ma non sei tu che prendi le decisioni. Tu e il mio pilota siete i Marines più importanti qui. Porta il culo fuori di qui! Vai! Winter, seguimi! Che non passi nulla! Mi servono altri 20 secondi su questa porta! Comunicaci tutte le posizioni! Vai nel centro operativo e trovami i superstiti! Forza!
magra! Magazzino veicoli sarà il nostro nuovo centro operativo e attenti ai dannati soffitti. Il mio rilevatore è un albero di Natale! Occhi aperti, amico! Attenti alle finestre! Entrano dalle finestre! Stanno invadendo la mia posizione! Sono solo passerella! Stanno invadendo la mia posizione! Attenti alla passerella!
Sei ferito su una navicella, è ancora nel centro. Va bene. Come, signore? Capitano, mi serve un minuto per prepararmi al volo. Qualcuno scolleghi la pompa del carburante. Winter, hai sentito? Ci penso io, Raider. Thank you.
Sei già ambientato bene, figlio di puttana insubordinato. Non aveva specificato la direzione in cui dovevo andare col corazzato, signore. Allora come mai sei vivo, se posso chiedertelo? Cos'è successo su Fiori 161? Solo domande impegnative qui, eh? Abbiamo lasciato LV-426 e lanciato una richiesta di soccorso, quella a cui avete risposto voi, prima di entrare nel tubo criogeno e aspettare i soccorsi, la morte o quello che sarebbe stato. Vicino Fiori, la nave è entrata in emergenza e io sono stato tirato automaticamente fuori dal tubo, in quanto unico marine. L'emergenza era che i mercenari di Michael Wayland avevano abbordato la nave illegalmente. Quindi, chi c'era nel tuo tubo? Quella è una lunga storia. Ora voglio solo annientare quella gente e tutto quello che mi rimane da fare. Beh, facciamolo allora. A lei la parola. Qui siamo tutti marines coloniali. Ogni mattina apro gli occhi e ringrazio Gesù Bambino e la Vergine Maria per essere nel corpo dei marines. Che mi si strappino i coglioni se lascerò che la Wayland Yutani mi porti via tutto. Ora, non abbiamo una nave spaziale FTL per andare via da qui, ma loro sì. Quanto tempo ci rimane prima che arrivi l'ultima nave? Arriva stanotte, se ne vanno per sempre. O prendiamo questa nave o rimaniamo qui. Questa è l'unica possibilità che abbiamo. Ho 63 marines coloniali degli Stati Uniti e ora andiamo a conquistare quella struttura. E poi ci prendiamo quella nave. E ora faremo tutto quello che possiamo per vendicarci di Michael Wayland per tutto quello che ci ha fatto passare e tutti i compagni che ci ha strappato. Fino al colombaio, O'Neill. Urrà, capitano. Per i marines che abbiamo perso, ragazzi!